Belen Rodriguez fa sul serio con Elio Lorenzoni. Ecco il primo bacio. Belen Rodriguez è stata sicuramente la regina del gossip di questa estate. Quest'ultima ha infatti fatto molto discutere per via della rottura con il marito Stefano De Martino. Sempre questa estate l'ex volto di Mediaset è poi stata sorpresa al fianco del noto imprenditore Elio Lorenzoni. I due sono sembrati essere particolarmente affiatati ed intimi, facendo pensare che sia scoppiato l'amore. Tuttavia né la conduttrice di origini argentine né tantomeno lui hanno mai confermato questo gossip. Oggi però si segnala che sull'ultimo numero del settimanale Diva e Donna sono state pubblicate la foto del loro primo bacio che confermano quindi che c'è molto di più di una semplice amicizia. L'immagine è disponibile dopo il secondo paragrafo. Belen Rodriguez felice al fianco dell'imprenditore. È vero amore? Il magazine di gossip Diva e Donna ha poi fatto notare che la soubrette ed ormai ex volto pare non avere la minima intenzione di nascondere il suo nuovo amore Elio Lorenzoni, visto che le foto sono state scattate in un locale in pieno centro a Milano, dove hanno consumato insieme un aperitivo. Eccoli felici in un locale in zona Sempione, quartiere di Milano ricco di pub e locali notturni, dove chiacchierano, bevono, lei un cocktail e lui una birra, si baciano. Insomma Belen, che pare sia ai ferri corti con la sorella Cecilia Rodriguez, starebbe vivendo assai serenamente questo amore con l'imprenditore non nascondendosi più neppure dai fotografi. C'è da dire che comunque questo imprenditore ha già avuto il merito di farle dimenticare definitivamente l'ex marito Stefano De Martino, sul quale ieri è stata fatta una battuta shock in diretta su Rai 1 da Caterina Balivo. La soubrette e l'imprenditore hanno passato la notte insieme? L'ipotesi. Il periodico Diva e Donna ha poi rivelato che una volta finito questo aperitivo in corso Sempione Belen Rodriguez avrebbe imboccato la strada per tornare a casa sua accompagnata dal suo nuovo amore Elio Lorenzoni. Insieme si allontanano a piedi imboccando la strada che conduce a casa di Belen. Che abbiano passato la notte insieme dopo questo drink in pieno centro a Milano sotto gli occhi attenti dei fotografi indiscreti? Chissà. Intanto dalle immagini pubblicate sul magazine edito da Cairo Editore la soubrette pare davvero aver superato il periodo difficile a causa dell'ennesima separazione dal marito Stefano De Martino. La showgirl avrà trovato finalmente il suo principe azzurro?